Benvenuti ai 2788 amici di Facebook e agli oltre 13.000 che hanno aperto il nostro sito Cesena Dialoga nel corso di queste settimane. E come sempre scelgo due argomenti sui quali intrattenere coloro che avranno la bontà di ascoltare e di vedere questo video, e lo faccio partendo da due questioni attorno alle quali si è sviluppato un dibattito notevole proprio su Facebook di Cesena Dialoga nel corso di questi giorni. Il primo tema sono le motivazioni che ci hanno portato a confermare la chiusura al traffico del giovedì. E il secondo tema è il parcheggio dell'osservanza. Sul primo tema, non abbiamo fatto una scelta per conto nostro, siamo inseriti all'interno di una scelta di carattere regionale che la Regione Emilia-Romagna è stata costretta a fare poiché siamo collocati nella pianura padana, che è una delle aree più inquinate a livello europeo, e se non si fanno vedere sforzi evidenti, per esempio quelli del giovedì, per cercare di ridurre l'inquinamento, l'Unione Europea è pronta ad imporre multe particolarmente salate alle nostre regioni, e in questo caso la Regione Emilia-Romagna sarebbe costretta a pagare milioni di euro che quindi ricadrebbero come costo, come peso sulle tasche dei cittadini. Abbiamo fatto questa scelta e io ritengo che in realtà questa scelta sia evidentemente una scelta che non risolve il problema, credo che questo sia noto a tutti, e noi dovremmo fare molto di più. E il molto di più significa però cambiare anche la qualità, il modo di vivere dei cittadini, e certamente siamo ancora impreparati, questo è dimostrato anche dalla reazione di molti su questi giovedì, che però, lo voglio ricordare, per la nostra città producono anche qualche vantaggio, intanto una riduzione dell'inquinamento per quelle giornate, poi ci sono finanziamenti regionali che ci arrivano grazie a questa scelta, 170.000 euro grazie ai quali ogni anno consentiamo a centinaia di cittadini di prevedere motori a metano per le proprie auto, circa 50.000 euro grazie ai quali quest'anno acquisteremo 40 biciclette in più in bike sharing, insomma un vantaggio di carattere collettivo che credo non possa essere sottovalutato e che certamente non ci mette nelle condizioni di vessare i cittadini con le multe. Voglio ricordare che nel primo giovedì di chiusura sono state controllate 32 auto, 31 delle quali completamente in regola, anche perché la gran parte delle auto ormai sono di ultima generazione e quindi il giovedì possono girare, così come è abbastanza evidente a tutti come sia possibile in questa fase utilizzare mezzi alternativi, quelli pubblici, la bicicletta, andare a piedi, come moltissimi cesenati hanno fatto, in questo caso adeguandosi ad una scelta che è una scelta di civiltà. Non si può essere ambientalisti a livello teorico come lo siamo tutti e poi quando si propongono scelte di piccola variazione della propria qualità della vita, come quelle imposte dai giovedì di chiusura dell'auto in un periodo ridotto, da gennaio a marzo come accadrà quest'anno, lamentarsi subito e mandare in crisi il proprio rapporto con la città o con l'amministrazione comunale. Questo per essere chiari, perché credo che le questioni vadano affrontate con decisione ma anche con un rapporto aperto con i cittadini. Tema del parcheggio dell'osservanza, e la faccio breve. Abbiamo ottenuto dal Ministero dell'Ambiente un finanziamento di oltre 500.000 euro sul progetto del parcheggio dell'osservanza. È un parcheggio che si inserisce all'interno del progetto complessivo che l'amministrazione comunale ha presentato ai cittadini, che io ho presentato ai cittadini durante la campagna elettorale, che prevede la realizzazione di 4 parcheggi. Uno già inaugurato, il parcheggio Nord Stazione, il secondo parcheggio, quello del CAPS, a ridosso del Ponte Nuovo, che verrà inaugurato nelle prossime settimane, il terzo parcheggio, quello previsto multipiano a ridosso della Via Emilia, tra la stazione e la Via Emilia all'interno del parcheggio Novello, e il quarto parcheggio, quello dell'osservanza, che avrà la funzione di diventare un nuovo parcheggio scambiatore per le soste lunghe, sostituendo l'attuale parcheggio dell'osservanza, che diventerà invece un parcheggio per le soste brevi, con una quota che ne consentirà la rotazione. In questo modo aggiungeremo oltre 300 posti auto per coloro che nel centro storico ci lavorano, in comune, negli uffici, nei negozi, e allo stesso tempo renderemo un po' più facile la vita di coloro che abitano l'osservanza, che lo sappiamo bene, è inutile negarlo, chi conosce Cesena se ne rende perfettamente conto. In alcune giornate soprattutto si trovano travolti, sommersi, soffocati dalle auto che vengono parcheggiate nelle strade, poiché in quella zona, la zona sud della città, ad oggi in realtà non ci sono parcheggi sufficienti per contenere le auto che invece hanno bisogno di sostare in quella zona. E rispetto al passato c'è però un cambiamento rilevante. L'area che abbiamo deciso di acquisire attraverso un esproprio per il quale all'interno del bilancio del 2010 sono stati inseriti 500.000 euro, è un'area di 12.000 metri quadri. Prevediamo che all'interno di quello spazio, che è un'area coltivata esattamente come lo è questo vivaio nel quale oggi sto facendo questa registrazione, ci siano 10.000 metri di parco urbano a disposizione dei cittadini e 2.000 metri sui 12.000 utilizzati per un parcheggio a due piani, in parte interrato e in parte sopraterra, per contenere le 300 auto. E quindi in realtà otterremo due risultati: 300 posti auto in più per la sosta lunga e
un nuovo parco di 10.000 metri quadri a disposizione della città, collegato con la pista ciclabile che già oggi mette in collegamento l'area dell'Osservanza con Ponte Vadesse, con il ponte di Ponte Vadesse, e in questo caso io credo creeremo un vantaggio, un'opportunità in più per i cittadini. Lo dico perché ritengo che uno che è eletto sindaco, un amministratore pro tempore della cosa pubblica, della propria città, come sono in questo momento io, abbia il dovere di spiegare, di dialogare con i cittadini le proprie scelte, ma anche di rispettare le scelte sulle quali è stato eletto. E in questo caso io sono stato eletto su un programma nel quale sin dall'inizio era chiara la realizzazione del parcheggio dell'Osservanza. Naturalmente sul nuovo progetto, attorno al quale inizieremo a lavorare nelle prossime settimane con gli uffici comunali, si aprirà un confronto col quartiere, con i cittadini, con il comitato che si è formato, all'interno del quale spiegheremo le motivazioni che ci hanno portato a presentare, a ragionare di un nuovo progetto, ma allo stesso tempo con la certezza, in questo caso con il parcheggio dell'Osservanza, di completare una rete di parcheggio a disposizione dei cittadini ampia, utile, in grado di migliorare la qualità della vita di ognuno di noi.